versione strumentale. La banda ha sempre svolto un ruolo sociale ed educativo molto importante, diffondendo quanto di meglio i teatri italiani e stranieri hanno prodotto in questo campo. Giuseppe Verdi è senza dubbio il più famoso compositore italiano, che ha dominato la scena lirica dopo i grandi protagonisti dell'Ottocento. Autore di melodrammi che fanno parte del repertorio dei teatri italiani di tutto il mondo. Eseguiti dall'orchestra di fiati diretti dal maestro Rocco Dirella, ascolteremo questa sera alcuni brani tratti dall'opera Rigoletto. Buon ascolto. Thank you.
presente Don Michele, che ci permette di esibirci in una chiesa così bella e che ha questa stupenda cupola che fa da cassa armonica. Veramente permette ai ragazzi di esibirsi e di tirare fuori il meglio dagli strumenti. Veramente, grazie, grazie mille. Del periodo natalizio. L'orchestra di fiati Città di Lavello eseguirà una suite di brani arrangiati e diretti dal maestro Rocco Dirella, che ci introduce nell'atmosfera di questo bellissimo evento. Signore e signori, buon Natale! Thank you.
perché insomma la fatica è notevole, l'impegno anche, veramente io mi chiederei di fare un altro applauso perché... Allora, lei sicuramente...
cedo volentieri il microfono e sono veramente emozionata, veramente. Prego. Non è semplicissimo, però volevo semplicemente ringraziare a nome della famiglia voi tutti e in particolare i ragazzi della banda. Allora, thank you.
celeberrimo valzer Il bel Danubio blu. Buon ascolto. Thank you.
voglio salutare e ringraziare tutti i presenti. Veramente un caloroso saluto ai genitori dei ragazzi e a tutti naturalmente, agli uomini, alle donne del corpo bandistico. E quindi niente, adesso vi lascio alle note della fantasia natalizia. Vuoi dire buon ascolto? Vai. Scusate. Sì, basta che dici buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto a tutti.